Amici di Per Sempre News e Per Sempre Napoli, bentornati a un nuovo aggiornamento dal ritiro del Napoli, terzo giorno di preparazione appunto per gli azzurri allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. La squadra, dopo una prima fase di attivazione, si è divisa in due gruppi. Chi nella partita di ieri era in campo dall'inizio ha svolto lavoro di scarico in palestra, mentre il resto della rosa, dopo una prima parte di esercitazione tecnica, ha disputato una partitella a campo ridotto con porticine e lavoro di forza sul campo C. Al termine della sessione di partita a campo ridotto, Maruru ha effettuato lavoro in piscina, Lozano ha svolto lavoro di gruppo, invece Lobotka parte del lavoro in gruppo e parte in personalizzato. Demme ha lasciato in campo anzitempo per un risentimento alla coscia, mentre Elmas ha svolto terapie. Gaetano ha svolto l'intero allenamento personalizzato però in campo. Protagonista a bordo campo è indubbiamente Aurelio De Laurentiis, che dopo un caffè offerto da Starace rischia di farsi il bagno quando un innaffiatore si accende all'improvviso. Tantissimi, tantissimi tifosi presenti qui a Castel di Sangro, sia dentro lo stadio che fuori lo stadio, per sen far sentire il proprio calore ai campioni d'Italia. Per oggi è tutto e noi vi auguriamo buona serata.